Amici collegati con Radio Super Sound, con Facebook. Ciao Vittorio. Ciao a tutti. Come stai Vittorio? Benissimo. Bene, nulla. Ci ritroviamo appunto qua a festeggiare il nostro amico Rossano per, certo, i suoi 70 anni. Certo. Nulla, volevo appunto parlare di questa festa, sì, però parlare anche di un certo Gigi Riva. Non vogliamo ricordare questa giornata speciale dedicata appunto a Rossano, però giusto per ricordare un tuo maestro. Cosa mi vuoi dire? Allora, per parlare di Gigi ci vorrebbe un minimo 2 anni. Perfetto. Possiamo solo dire che per noi è stato e sempre sarà un mito, e mai, nonostante scomparirà, sia volato in cielo, mai mancherà, perché per noi sarà sempre un punto di riferimento, per noi tifosi del Cagliari, per noi che abbiamo giocato nel Cagliari. Cosa ti ha insegnato tutti a te? Guarda, devo dirti la verità. Io quando ero ragazzino, dicevo, mi chiamavano Gigi Riva perché ero già un sinistro, giocavo alla sinistra, quindi mi chiamavano già Gigi Riva allora. Poi il primo contratto da professionista me l'ha fatto Gigi Riva, quando allora erano i presidenti Mui e Masala, però Riva faceva tutto lui, perché in effetti gli altri non erano in grado, perlomeno lasciavano gestire a Gigi Riva, e quindi il primo contratto da professionista me l'ha fatto il grande bomber Gigi Riva. Com'è successo? Ma io ho fatto il settore giovanile del Cagliari, okay, per 3 anni, poi sono stato fermo un anno perché ho fatto il militare dall'83 a gennaio dell'84, ho fatto un anno di militare e sono rimasto fermo, giocavo nella primavera del Cagliari, e quando ho finito il militare a gennaio ho ripreso a giocare in primavera, andavo come un treno, come se mai mi fossi fermato di allenarmi o comunque di giocare, e da lì a giugno poi il Cagliari mi ha chiamato, mi ha fatto il contratto da professionista, e lì è stata la mia prima esperienza nel calcio che conta. Quindi grazie a Gigi, grazie allora anche per dire tanti giocatori che giocavano allora nel Cagliari, tipo Pilast, che oggi sarebbe dovuto essere qui presente, che purtroppo non è potuto venire, tipo Bellini, tipo Quagliuzzi e tanti altri giocatori che adesso non stiamo qui a nominare. Però vorrei citarne uno che secondo me nella mia carriera è stato fondamentale, ed è il mister Martiradona, perché grazie a lui sono riuscito a diventare calciatore, perché vi spiego un pochettino com'è. Io ero un po' ribelle, lo sono tuttora, che ho 60 anni, e lo ero ribelle quando ne avevo 15. Bugerraio, insomma. Perfetto. E quindi ogni tanto combinavo qualche marachella, e dal Cagliari mi volevano mandare via, per il semplice motivo anche che l'ultima partita di un campionato primavera, dobbiamo fare l'applauso, 9 giornate di squalifica tutte insieme, e allora lì mi vogliono mandare via. Però Martiradona si è imposto e mi ha detto alla società: se mandate via lui, dovete mandare via in pratica tutti quelli che giocano nel settore giovanile. Mi assumo io le responsabilità di quello che fa lui, e mi hanno tenuto nel Cagliari Calcio, e da lì è iniziata la mia carriera calcistica. Devo dire la verità, grazie a lui, grazie voglio dire anche alla mia famiglia, perché ha creduto in me, mi ha fatto fare il provino nel Cagliari. Però ripeto, se non ci fosse stato Martiradona probabilmente non avrei fatto la carriera che ho fatto. Mentre invece il tuo salto di qualità dal Cagliari, salto di qualità per modo di dire, tu hai, oltre al Cagliari, hai giocato col Torino? Sì, ho fatto Torino, ho fatto Napoli, ho fatto Fiorentina, ho fatto Torino, ne ho girate tante. Qualche ricordo particolare su questi grandi calciatori? Ma guarda, Maradona, grandi calciatori, devo dirti la verità, allora quello che mi ha messo, parliamo delle cose brutte tra virgolette, quello che mi ha messo più in difficoltà secondo me è stato Figo, quando giocava nel Barcellona, io giocavo nella Fiorentina, l'ho dovuto marcare, ma i primi 20 minuti sono stati disastrosi e traumatici per quanto mi riguarda. Bello. Altre belle cose, voglio dire, la Coppa UEFA col Cagliari, la qualificazione, e anche l'anno dopo quando siamo arrivati a giocarci una semifinale di Coppa UEFA, che per Cagliari voleva dire tanta roba, dopo i mitici anni degli scudetti con Riva, dei secondi posti con Riva, insomma di tutta la trafila importante di quella squadra che aveva 6 nazionali, se non 7 addirittura, che giocavano, hanno fatto il mondiale del Messico. Quindi voglio dire, per noi e per la Sardegna è stata forse l'esperienza
dopo lo scudetto più bella che gli ha avuto. Quindi siamo fieri di aver partecipato, ci dispiace di non aver regalato la finale che avrebbero meritato i tifosi che ci hanno sempre seguito. Vittorio, una previsione per quanto riguarda il Cagliari di adesso? Guarda, il Cagliari lo vedo, porta fortuna, la verità, da tifoso cerca del Cagliari, portare fortuna, e devo essere onesto, obiettivo appunto, mi dispiace, ma lo vedo in grossa difficoltà, ma non dovuto a Ranieri, dici? Non dovuto a Ranieri sicuramente, probabilmente i giocatori che abbiamo sono quelli, non stanno, secondo me hanno avuto un attimo di che hanno fatto, hanno scalato un po' la classifica, però adesso sono nuovamente nel baratro. L'Empoli sta viaggiando, come ieri ha vinto uno scontro diretto con la Salernitana, ci ha superato, siamo penultimi in classifica, quindi lì ci vuole... C'è speranza, dici? Io credo di sì, perché non siamo così scarsi, diciamo che dobbiamo metterci un po' più il cuore, un po' più di grinta, un po' più di cattiveria, e allora secondo me possiamo riuscire a venire fuori da questa brutta situazione che abbiamo, perché la squadra secondo me a livello di centrocampo e d'attacco ci siamo, un po' forse perde in fase difensiva, però io credo che sia una squadra peggio del Cagliari, quindi ci auguriamo dal tifosi del Cagliari che si riesca a venire fuori da queste sabbie mobili dove siamo tuttora purtroppo.